Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Brian C, che mi chiede di parlare del film di produzione giapponese del 1968 del maestro Nagisa Oshima, L'impiccagione, girato in un bianco e nero straordinario di Yasuhiro Yoshioka, che dona a livello espressionista una serie di tagli di fotografia memorabile, così come è memorabile la stessa sceneggiatura del nostro Oshima. La storia è quella di R, uno studente coreano in Giappone che è accusato dell'omicidio di varie studentesse e viene messo all'impiccagione. Ci sono vari testimoni durante l'impiccagione, il nostro viene impiccato ma non muore assolutamente, anzi sviene, e quando si risveglia non si ricorda un cazzo di quello che ha fatto, e quindi le forze dell'ordine giapponese e i giudici non possono più impiccare quest'uomo perché appunto non si ricorda chi è. Allora nasce un modo per far ricapire e ritornare la memoria al nostro, vengono ricostruite le fasi della sua vita, prima all'interno della cella, poi sul tetto della scuola che lui frequentava, insomma per far cercare tornare la memoria a questo nostro R. Di lì poi tutto quello che succederà, fino al meraviglioso e splendido finale, dove tutto scomparirà, diciamo così. Allora, un film a dir poco splendido, un capolavoro del cinema tutto. Siamo di fronte a un film contro la pena di morte, contro la violenza, contro l'idea del potere e dell'autorità. È un film clamorosamente anarchico e anche violentemente crudele verso certi tipi di comportamenti. È un film interpretato alla stragrande, da Dong Yoo a fare R, che ha una faccia veramente fantastica, ma così come sono bravi chi fa la guardia, perché i nomi non vengono specificati: la guardia, il prete, il dottore, la ragazza coreana e il narratore, che in lingua originale è lo stesso regista Nagisone Oshima. La vita, la morte, il potere, appunto. La mancanza dell'uomo comune di potersi realmente spiegare con un mondo che non lo capisce, e poi tutto questo a livello proprio narrativo, messo in forma a dir poco strepitosa e semi-documentaristica, teatrale a momenti, una cosa che narrativamente, ripeto, è originalissima e mai vista. E in più, con questa forma riesce ad essere ancora più incredibile. Oshima è un maestro troppo poco veramente ricordato, uno di quelli andati a scomparire e neanche se ne capisce bene il perché. Fra questo, l'Impero dei Sensi, anche Tabù Goatto, veramente un capolavoro dopo l'altro, e questo film è ancora oggi di una freschezza unica. Un'altra volta un attacco verso il potere costituito, verso la morte data da uno Stato che non si dovrebbe nemmeno permettere di pensarlo, forza estetica enorme attraverso un racconto che non può che non smuovere tutti quelli che hanno un minimo di sentimento nel proprio fisico. Proprio veramente stavolta mi tocca la ragione edizionare, è veramente un grido di rivolta contro i potenti, è veramente una favola allucinante, allucinata sul mondo, dell'allegoria appunto della pena di morte. E comunque tutti veniamo strozzati da una società che non vuole altro che, insomma, ci alziamo, andiamo a lavorare e moriamo dopo aver camminato, per dirla alla Ciampi. Quindi per me è un film questo meraviglioso, uno dei film più belli sulla pena di morte, un film che lavora anche su sistemi surreali e grotteschi, sia nella messa in scena che appunto nel racconto, e i personaggi sono perfettamente spiegati attraverso una narrazione nella quale non sappiamo, come ho detto, nemmeno i nostri nomi. Anche il nostro R è semplicemente uno studente coreano, appunto. E questa meraviglia di film dovrebbe essere scoperto da tutti quelli che credono che la tensione si crei esclusivamente con i trucchetti del cinema moderno. Un film del 68 che un'altra volta parla di argomenti così alti, e lo fa attraverso un sistema narrativo di quadri fissi, di macchina a mano, di idee appunto semi-documentaristiche in certe cose, che si sposta in maniera incredibile appunto con questa visione che Nagisa Oshima ci dà di un mondo seppellito dalla crudeltà, seppellito dalla menzogna, e che ha bisogno in realtà esclusivamente di capri espiatori per poter andare avanti. Comunque, per me è un film veramente meraviglioso. Il link è qua sotto, se c'è, io ho il DVD, spero che ci sia ancora. Questo è un film di quelli da vedere, rivedere, rivedere, rivedere e collezionare, perché per me è un capolavoro del cinema giapponese, quindi un capolavoro del cinema tutto. Il link è qua sotto, dato su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che vi pare per far felice Frusciante, Facebook, Instagram, seguitemi ovunque, ma soprattutto guardatevi tutto Nagisone Oshima, perché male un fa né al cuore né alla testa.